Durante i giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali, stop agli angoli gioco e scommesse nei locali, chiusura di musei e di mostre, riduzione al 50% della capienza dei mezzi pubblici, didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori. Sono le misure del nuovo DPCM anticipato ieri nelle aule parlamentari dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e che sarà firmato oggi. L'Italia sarà divisa in tre aree in base a coefficiente di rischio. I limiti agli spostamenti tra regioni saranno vietati da e verso quelle con elevato coefficiente di rischio, salvo situazioni di necessità. Il Ministero della Salute, con proprie ordinanze, stabilirà l'inserimento di una regione in un'area. Saranno le commissioni bilancio e finanze di Palazzo Madama a esaminare in sede referente il decreto legge sui ristori alle imprese colpite dalle misure restrittive per contenere la recrudescenza dell'epidemia. Oltre ai contributi a fondo perduto per le imprese in percentuale alle perdite subite e al codice Ateco a cui appartengono, il decreto prevede una nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio prossimo. Al mondo della cultura sono applicati modelli insostenibili. Lo ha dichiarato la vicepresidente di Alleanza delle Cooperative, Turismo e Beni Culturali, Giovanna Barni, mercoledì scorso in audizione in Commissione Istruzione del Senato sull'affare assegnato in materia di volontariato e professioni nei beni culturali. L'eccesso di utilizzo del massimo ribasso in appalti e concessioni non permette di creare economia di rete. È grave inoltre, secondo Barni, che le cooperative dei servizi al patrimonio culturale, dai grandi siti ai più piccoli, magari solo perché appartenenti a un determinato codice Ateco, non hanno ricevuto nessun ristoro per le chiusure forzate. Gli interventi di Alleanza delle Cooperative proseguono oggi alle 14 in Commissione Attività Produttive della Camera, dove sarà ascoltata sul rilancio del commercio post-Covid, mentre domani andrà in audizione in Commissione Lavoro sulle risoluzioni di Deborah Serracchiani, del PD, e Paolo Zangrillo, Forza Italia, in materia di sistemi di protezione sociale per i lavoratori. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge Delegazione Europea 2019, che attua oltre 30 direttive e adegua l'ordinamento italiano a 18 regolamenti europei in numerose materie, tra cui le fonti rinnovabili e le pratiche commerciali sleali. Ora il provvedimento sarà trasmesso alla Camera per la seconda lettura. Tra le modifiche approvate è anche il recepimento della direttiva europea sulla plastica monouso. Il Parlamento chiede al Governo di garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso, di incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, di informare e sensibilizzare i consumatori e di includere anche i bicchieri di plastica nella disciplina.